Ci si sarebbe aspettati una cosa del genere dovunque, meno che in Olanda. E invece all'Euroborg si è sfiorata la tragedia pochi minuti prima del calcio d'inizio di Groningen Ajax. I tifosi di casa avevano infatti deciso di lanciare in campo dei rotoli di carta igienica per creare il classico effetto coreografico alla sudamericana. Qualcosa però è andato storto, una fiamma si è sprigionata a bordo campo, venendo rapidamente alimentata dalla montagna di carta presente dietro la porta. Una situazione degenerata in maniera rapidissima, con le fiamme che hanno raggiunto le poltroncine delle prime file, mentre il pubblico si dirigeva nel panico verso le vie di fuga. Le uscite di sicurezza dell'Euroborg hanno evitato una tragedia che solo 20 anni fa avrebbe potuto essere di proporzioni enormi e che invece ha fortunatamente contato solo una ventina tra intossicati e ustionati di lieve entità. L'unica ombra dei sistemi di sicurezza, su cui la polizia sta indagando, riguarda il funzionamento degli estintori, che secondo il direttore generale del Groningen, Hans Neiland, non erano alla giusta pressione e avrebbero impedito il rapido spegnimento delle fiamme. Un'altra inchiesta sta invece facendo luce sulle eventuali origini dolose dell'incendio, come ipotizzato da diversi video circolanti su internet. Un rinvio che non avrà conseguenze sul piano sportivo per Groningen e Ajax. Impossibile giocare domenica per ovvie ragioni di salvaguardia della salute dei giocatori, tutto rimandato dunque a mercoledì con il PSV spettatore interessato. Il club di Eindhoven potrebbe infatti festeggiare il suo 21esimo titolo olandese davanti alla TV, nel caso gli Ajacidi non riuscissero a battere il Groningen. Un successo che arriverebbe in maniera un po' annacquata dopo la delusione di domenica, quando al Philips Stadion era tutto pronto per la festa. Il Twente invece non ha fatto sconti, imponendo l'1-1 e sfiorando addirittura un colpaccio che avrebbe aperto nella volata finale delle crepe impensabili fino a qualche settimana fa, anche se nella peggiore delle ipotesi al PSV basterà per festeggiare il titolo non perdere domenica contro il Vitesse. Più in basso la lotta per i playoff vede in serio bilico il Feyenoord, umiliato a Tilburg dal Willentwede penultimo, mentre il NAC Breda festeggia con un turno d'anticipo il terzo posto, miglior risultato della sua storia nella Eredivisie a girone unico.